E dunque, amici cari, è arrivato anche l'8 ottobre, è arrivato anche Milan-Juventus con le squadre negli spogliatoi, con i dirigenti in tribuna e con Milan e Juventus che stanno per andare in campo, e l'inquadratura di Nedved sullo schermo gigante di San Siro ha prodotto insomma la reazione da parte della nostra curva. Il drone è lo stadio, il drone è il verde di Milano San Siro per la classicissima del calcio italiano, la sfida più antica del nostro calcio, splendida la coreografia di Milano San Siro, tutto lo stadio, un'intera coreografia. Questa è la partita più antica del nostro calcio, la prima volta è stata giocata nel 1900, è la sfida unica che in Italia è stata la finale tutta italiana di Champions League. È Milan-Juventus, è assolutamente la sfida più rappresentativa dell'intero calcio italiano, senza dubbi e senza infingimenti. E allora è inquadrato l'arbitro Rossato che porta in campo sia noi che loro. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Juventus reduce dalla vittoria contro Bologna Maccabi, noi reduci dalla vittoria di Empoli e poi la partita di Londra in cui abbiamo commesso degli errori che ci hanno portati alla sconfitta. C'è il tricolore attorno alla tribuna stampa, è molto bello essere avvolti dal tricolore, ce lo siamo conquistati, ce lo siamo meritati, ma il tricolore è tornato in palio e noi stiamo lottando con molte altre squadre molto forti per cercare di arrivarci. Non sarà facile, ma vogliamo esserci. L'inno di Lega Serie A. Sandro Tonali, inquadrati tutti i nostri ragazzi, il saluto fra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Poco prima dell'inizio di questa grande sfida, Gegio sta caricando a pallettoni lo stato d'animo di Milano San Siro, i giocatori della Juventus vanno a salutare i nostri. Forza lotta, vincerai, è l'urlo, il ruggito di San Siro, un grandissimo ambiente. Non sempre allo Juventus Stadium i giocatori della Juventus in questa stagione l'hanno visto, l'hanno trovato. E adesso io spero che tutto questo dia forza ai nostri ragazzi. Bonucci da una parte, Teo Hernandez dall'altra, i due capitani con l'arbitro Rossato al centro della vicenda, con i suoi collaboratori. La sensazione che il Milan attaccherà verso la curva sud nel primo tempo. Vedremo fra poco se avremo interpretato al meglio. Grande coreografia, grande lavoro, grandi preparativi, arbitro Rossato, gli assistenti Carbone e Giallatini, il quarto uomo Fabbri, al VAR ci sono Chiffi e Marini. Ritroviamo Fabbri, anche se al VAR, che portò all'espulsione proprio di Rafael Leao in Sampdoria-Milan, cosa che ha influito poi sulle situazioni successive. Inquadrati a bordo campo, avete visto fra gli altri Salemakers, Lazetic, Zlatan Ibrahimovic, e quindi anche chi non gioca, anche chi è infortunato è qui vicino alla squadra, al fianco della squadra. Infatti attaccheremo verso la porta che si trova sotto la curva sud nel primo tempo. Noi di solito preferiamo farlo nella ripresa. Inquadrato poco fa Messias, che mi auguro, ci auguriamo, è una speranza, non una previsione ufficiale, possa esserci a Verona domenica prossima, ma adesso pensiamo a questo sabato e a questa sfida con Milan e Juventus in campo a San Siro, con il Milan che propone Tata in porta, in difesa da destra Kalulu, Gabbia, Tomori e Teo, a centrocampo Bennacer, Tonali, in attacco Brahim Diaz, Pobega, Leao e Giroud. Mi sembra di veder partire Brahim a destra, Pobega potrebbe essere il trequartista di forza e Leao pronto a dire la sua. Si gioca, la Juventus è in campo con Szczęsny in porta, in difesa a destra Danilo, Bremer, Bonucci, Alessandro, a centrocampo Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, davanti Milic e Vlahovic. Sul possesso palla rossonero ha cercato di venire in avanti la difesa della Juventus, quindi cerca di fare la difesa alta Allegri, una difesa che un po' patiamo, palla uscita da parte della Juventus che non è riuscita a disimpegnare al meglio, e allora c'è la rimessa con le mani da parte dei nostri ragazzi. Teo Hernandez non gioca da Milan-Napoli, lo ritroviamo, e adesso c'è Fick Tomori che allarga il gioco verso Matteo Gabbia.
giro palla su Pier Kalulu. Milan che si muove molto con il rinvio di Tatarusanu a cercare Brahim Diaz, però il colpo di testa è della Juventus. Rabiot attaccato da Bennacer, prova ad andare a tenaglia al centrocampo del Milan. Gabbia su Vlahovic, bravo Matteo, allora andiamo con Bremino Diazzino, andiamo Bremino Diazzino, purtroppo non è riuscito a controllarla al meglio. Gabbia vuole riscattare la notte di Firenze contro Vlahovic, è tirato Matteo, dai Matteo! E allora c'è il tocco di Locatelli per Alessandro. Milik attaccato da Isma, Milik prova a difendere palla, il rilancio, l'opposizione di Isma Benna, la rimessa con le mani è loro. Milan che vuole rispondere colpo su colpo, la rimessa con le mani di Alessandro, con Pobega che segue Locatelli, palla in mezzo, Matteo si fa sentire da Vlahovic, tocco all'indietro di Bennacer, Milik pressa Tatarusanu, il lancio lungo del nostro portiere in una zona però in cui ci sono solo loro e dialogano Danilo e Quadrado. La palla recuperata da Locatelli, Pobega sì, mi sembra sulla tre quarti, il nostro attacco è Diaz a destra, Pobega trequartista e Leao a sinistra, l'ha pensata così il mister. E allora c'è palla lunga Juventus, il colpo di testa di Isma Benna, va a chiudere Tomori per Teoteo. Teoteo viene in mezzo al campo, perde palla nella sua azione in orizzontale, una brutta palla persa questa, deve andare Tonali a chiudere su Rabiot, grande Sandro, grandissimo Sandro che fa fuori anche Quadrado e avanza Sandro Tonali, strepitoso Sandro, dagliela Sandro, innesca Teo, e la palla vi arriva di qua, Bremino Diazzino, c'è campo Bremino contro Alessandro, Bremino, palla dietro, Teo, il tiro murato, la palla in area, non siamo riusciti ad aggredire il momento. Ancora l'assalto di Kalulu su Vlahovic, lascia giocare Orsato e si distende la Juventus, attenzione, si gioca di qua, si gioca di là, attenzione, loro sono liberi, è libero Quadrado, non voglio vedere questa cosa, Quadrado, esce Fick, Quadrado la mette in mezzo, attenzione, sbuccia il tiro la Juventus, Milik, buon per noi, ci siamo fatti trovare un po' scoperti, attenzione, gabbia su Milik, palla dietro, Locatelli con addosso Tonali, ancora Quadrado, ha sbucciato male Kostic, buon per noi. E allora giro palla loro e si fa sentire San Siro, dovevamo chiedere di più alla nostra azione precedente, attenzione, esce Leao a fare la fase difensiva, bravo Rafa, e allora Tom Pob che non riesce a ripartire, Tom Pob in scivolata grande per Olivier Giroud che innesca Rafa, vai Rafa, deve uscire Szczęsny che fa accomodare la palla dentro la sua area di rigore. Ancora la Juventus, inizio velocissimo da una parte e dall'altra, però attenzione ragazzi, quando scappiamo indietro dobbiamo scappare indietro meglio. Tomori aggredisce Milik e ancora Giroud che cerca la palla di Locatelli, Bonucci, giro palla Juventus, l'allargo a sinistra per Alessandro, ancora la palla lavorata da Vlahovic, Alessandro cerca Kalulu la rimette in mezzo, bravo Pier su Kostic, e allora Isma Benna per Teoteo, c'è palla per Teo, difesa alta Juve, l'attacca Teo, schermato da Quadrado, non è riuscito a servire Leao, fallo del colombiano sul francese e c'è calcio di punizione a nostro favore. Partita subito mozzafiato, partita subito importante, subito bella, e allora c'è il Milan che sta per ripartire, Isma Benna, l'allargo di là per Rafa aspettato da Quadrado. Eccolo Rafa che fa il cambio gioco a cercare Brahimino, ma Alessandro arriva di testa, palla nostra, Pier avanza, Pier Kalulu, tocco dentro per Sandro Tonali, attaccato Sandro, ecco allora il giro palla di Tomori per Leao, chiuso da Danilo, riparte la Juventus, Danilo ha giocato sull'anticipo, attenzione a questo attacco bianconero, palla della Juventus che esce, rimessa loro, speravo rimessa nostra, Fick richiama Rafa, ragione Fick, rimessa con le mani Juventus, con Milik che lascia Danilo ha avuto più fame su quella palla e ha catapultato la sua squadra in avanti, con Rafa che si è fatto anticipare, dai ragazzi, Quadrado ancora, palla dentro, esce Pobega, Locatelli va a pressare Giroud, attenzione, giro palla Juventus, Kalulu per Bremino viene via, prende un colpo, ma Orsato lascia giocare, Rabiot ha fatto valere la sua fisicità, Brahim Diaz dice gomito e Orsato invece dice spalla, va bene, giochiamo, Alessandro, palla dietro, ancora Rabiot,
che la mette in mezzo al campo per l'intervento di Danilo, pressato da Bennassari, il colpo di testa di Matteino Gabbia che lotta duro, il rimpallo, Milik ha cercato di fare il colpo di tacco su Vlahovic, è andato duro Tomori ma la palla è passata, ancora Cuadrado attacca Teo, Teo non lo molla, grandissimo Teo che fa anche il tunnel in disimpegno e porta a casa il fallo. Teo, mismatch fondamentale, Cuadrado pensava di dominare, invece Teo gli ha fatto disimpegno e tunnel. E allora c'è calcio di punizione per noi. Sulla palla Tata. Una Juve che ha iniziato bene. Dobbiamo tener botta, ripartire e reagire ragazzi. Inquadrato Rafa. Dai ragazzi. Pronto Tata a riprendere la partita con il rinvio lungo dal fondo. Ecco la palla lunga di Tata, il balzo di testa cercato da Giroud anticipato e poi ancora Matteo Gabbia che va a prendere la palla. Eccolo Matteo allarga a destra per Kalulu, la tiene, l'appoggia Brahim, ancora il Milan, si muovono molto i nostri ragazzi, si propone Tonali, difesa alta Juventus, Gabbia per Fick, difesa alta, attenzione ragazzi vi prego, Gabbia, ancora Pierre per Brahimino prova a venire via, Brahimino cerca di saltare Alessandro difende palla, la tocca dietro su Bonucci che la mette fuori, la rimessa con le mani è nostra, Kostic la voleva su di sé la palla, Bonucci ha detto è andata così ragazzi, allora giochiamo. Palla nostra, dai ragazzi, Pier, ecco Pierino che la tocca per Isma breccato da Rabiot ma recupera palla, Isma, dentro, Pobega, e la Juventus riesce a ripartire, avevamo Rafa libero di là, la Juventus prova ad aprirsi, attenzione Bremer che tocca su Cuadrado la gioca dentro per Bonucci pressato da Brahim, e allora la palla è di Szczęsny, Rafa deve andare a pressare su Bremer, palla dentro sfiorata da Isma, lancio lungo Juventus, Matteo è tua, bravo Matteo, la mette in mezzo, è in anticipo Sandro ma la prende Locatelli, non voglio vedere questa cosa, no questa cosa no, Vlahovic per Cuadrado, brutta fuori, brutta la palla Locatelli, Tonali brutta, era nostra, l'ha presa Locatelli di rabbia come prima Danilo su Rafa, rabbia sportiva. Loro hanno fatto le cose più pericolose venendoci ad aggredire. Danilo su Leao prima, Locatelli su Tonali adesso. Ragazzi vi prego, santo il cielo sopra questo stadio. Ragazzi, duri. Tocca adesso a Tatarusano riprendere il gioco. Dal limite dell'area piccola. Tata guarda avanti. Palla lunga Tata. A cercare Rafa, da Tata Rafa, la palla messa in mezzo, va al balzo Pobega, palla dietro Juventus, vediamo adesso loro se ripartono e come ripartono, loro cercano di stare alti per poi ripartire veloci nella nostra metà campo, Vlahovic di testa la schiaccia verso Cuadrado atteso da Teo, Cuadrado, Pobega va all'assalto di Locatelli, si fa sentire Tom Pob. Poi c'è il duello Tomori Vlahovic, ha la meglio Fick, li sta sentendo i nostri difensori, Dusan Vlahovic in ogni caso grande giocatore, Teo fa il cambio gioco alto ancora di là per Brahim, ma una palla difficile questa, prima l'aveva presa Alessandro, adesso l'ha sfiorata Brahim, era molto alta e molto lunga, non poteva fare altro Brahimino, e allora la rimessa con le mani è loro. Con Danilo, la prima occasione è stata della Juventus con Cuadrado. Vediamo la palla di Alessandro che è pronto a servire i suoi. Eccolo Alessandro, Kalulu la sfiora, Gabbia lascia giocare Orsato. Dopo il contrasto con Vlahovic, Fick l'allarga per Isma. La tiene Isma. Alta la difesa della Juve, Teo, Isma di qua, andiamo con Teo, prova a muoversi, viene dentro per linee centrali, Teo Hernandez mette la punta del piede la Juventus, Giroud chiede una palla più secca a Teo,
ancora palla nostra, questa volta parte Rafa, tutto il campo davanti, Rafa dentro per Teo, Teo dietro per Pubega, palla rimessa in discussione, bravo Tom Pop, bravo Tom Pop, eccolo Tonali, Tonali è riuscito a prenderla, cerca il tiro al volo Teo Hernandez, ancora Rafa Leao contro Quadrado, palla messa in mezzo, bella, rovesciata la Juventus, Teo Hernandez con la punta del piede loro, ma ancora noi, e allora Fick per Isma, Isma alza la testa e crossa, palla in mezzo, la allontana Brema. E poi c'è il duello Milik Tomori, lo vince Fick, ma il colpo di testa rimette in gioco Rabiot dentro di là per Kostic, esce Matteo Gabbia, Matteo Gabbia si fa sentire, ancora Vlahovic, Vlahovic schizza in avanti veloce la Juventus quando può, e allora c'è il pallone di Danilo che allarga di là verso Quadrado, Quadrado dentro per Vlahovic che fa la finta, Milik il tiro, la parata di Tata, bel tiro ancora loro. Dopo che poco fa noi abbiamo avuto un'azione promettente, ma al momento del dunque Tonali non è riuscito ad impattare il pallone e quindi è scivolato via tutto. Qui azione di reparto, finta di Vlahovic, tiro di Milik, e allora palla a Pier Kalulu, andiamogli incontro ragazzi, c'era l'arbitro però a schermare Pobega, ragazzi meno male che sbaglia anche la Juventus, si parlano mentre viene inquadrata la nostra alta dirigenza con Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Ricky Massara, si parlano Kalulu e Pobega, palla dietro con Gabbia che torna da Tatarusanu, Tatarusanu, la porta di là verso Fick Tomori, Fick Tomori, palla lunga, loro pressano sul nostro difensore in possesso palla, Giroud per Tom Pop che la alza verso Brahimino, ma c'è il colpo di nuca all'indietro della Juventus, Tonali fa blocco molto bene su Kostic, però c'è la gamba un po' alta di Alessandro che ha la meglio su Brahim Diaz e riparte la Juventus, presi in mezzo Brahim e Tonali e c'è Milik completamente libero, e noi soffriamo queste imbarcate veloci, queste schizzate in avanti veloci della Juventus, attenzione Quadrado, Locatelli, loro fisicamente sono riusciti ad andar via bene, e allora Bremer dentro, attenzione, è libero Danilo ragazzi, è libero, c'è la zolla libera, Danilo è libero, il tiro di Danilo fuori, Juventus che continua a tirare, la palla è uscita, partita dura, durissima, lo sapevamo, Danilo ci ha provato, dobbiamo togliere un pallone dal campo ragazzi. Ecco allora Ciprian Tatarusanu pronto a riprendere il gioco al limite dell'area piccola, andiamo, c'è Pubega che tende a giocare vicino a Leao, colpo di testa di Giroud, prova ad avere la meglio Kalulu ma Kostic difende palla, lotta il Milan, lascia giocare Orsato, la palla di Bennacer non passa e poi c'è il contrasto, fallo di Pobega su Bonucci, calcio di punizione a favore della Juventus. Pobega ha fatto il trequartista nel Torino in alcune partite, chiaro che è un trequartista con le sue caratteristiche, e allora c'è il possesso palla di Bonucci che è pronto a battere la punizione, Bonucci torna indietro da Szczęsny per Bremer, Bremer allarga dalle parti di Bonucci, ancora Alessandro, Alessandro attaccato da Brahim Diaz, il colpo di tacco è in vantaggio Gabbia qui, la palla arriva dietro a Tatarusanu che vede Bennacer libero e lo serve, ecco Isma che riceve, Milan che deve essere elettrico nei contrasti, non dobbiamo lasciarli a loro, non dobbiamo farli ripartire, Leao, Leao parte con Quadrado davanti, bella la palla per Teo, Teo la mette in mezzo, la deviazione bianconera ma non c'è angolo, semplice fallo laterale per noi, dopo il colpo di testa di Bonucci, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, ecco la palla di Teo che la lascia a Rafa, Rafa torna indietro da Isma, Isma per Rafa, Rafa la porta avanti, non riesce a saltare l'uomo, poi c'è Fick, Fick fa il cambio gioco di qua verso Brahim, Brahim prende palla a destra, davanti Kostic, servito Kalulu, Kalulu torna sui suoi passi, va indietro da Gabbia, Juventus che ci aspetta tutta dietro la linea della palla, una Juventus molto corta e molto lunga a seconda delle fasi, rimessa nostra dopo il tocco di
Bremer sulla deviazione di Pobega, rimessa nostra con Isma. Isma che lascia la palla a Teo Teo. Abbiamo Ficto Mori che prova ad avanzare, la palla è di Teo. Fic la tocca per Gabbia, Gabbia sventaglia ma è troppo lunga, va bene Matteo, troppo lunga. Matteo che ha fatto per tanti anni nelle giovanili del Milan il centrocampista, adesso tocca alla Juventus riprendere il gioco con Szczęsny che lascia Bonucci. Juventus che ci aspetta e riparte sul nostro gioco, sta un po' facendo quello che ha fatto il Chelsea a Stamford Bridge Allegri. Abbiamo la palla lunga di Szczęsny, va al balzo di testa Matteo Bravo. Tom Pob la gira verso Olivier, con il petto Olivier ragazzi. Ancora Rafa Leao, la tiene il Milan, prova a ripartire Rafa, eccolo Rafa, Rafa tiene la palla, la gira di qua verso Brahim che riesce a toccarla ma Szczęsny è in uscita. Aveva girato Alessandro Brahim Diaz ma allungandosi molto la palla, era una palla che andava liftata, ci ha provato Brahim e con tutti i giri che aveva è andata veloce fra i guanti di Szczęsny. Bonucci fa il cambio gioco, Bonucci, ma Danilo non riesce a prendere questa palla, era un'idea interessante per loro ma era rimessa in nostra. Isma Benna la tiene, la controlla, l'appoggio di Isma Gabbia, ancora la palla per Pier Kalulu, Kalulu torna da Matteo, scatta Teo Teo là in avanti, la palla di Matteo per Teo, era un tentativo, è finita lunga, è finita lunga la palla di Matteo per Teo e allora tocca a Szczęsny riprendere il gioco al limite dell'area piccola con Bonucci vicino. Eccolo Szczęsny che lascia palla a Bonucci, insegue Giroud, Oli va a inseguire, Bonucci la dà di là, Bonucci ha questo tema di servire a destra, noi avevamo Leao vicino non a Danilo ma a Bremer e Danilo adesso ha dato la palla a Locatelli, fallo di Pobega su Locatelli ma lascia correre l'arbitro Orsato. Ecco Rabiot, Rabiot allarga di qua, Brahim Diaz deve andare a chiudere su Alessandro, Brahim prova a farsi sentire, la palla esce, lascia giocare Orsato, vedo che ha un metro, alzarsi Orsato è micidiale, lo soffro e lo patisco però è micidiale con tutti, sta dicendo a tutti di alzarsi, sia a noi che a loro, quindi sta fischiando pochissimo. Isma Benna per Pier Kalulu, la palla ancora fuori da parte di Vlahovic, la rimessa con le mani è nostra con Pier Kalulu, però c'è Allegri che disturba, Allegri dovrebbe stare dentro l'area tecnica, Pier Kalulu dentro per Tom Pop, troppo corto questo disimpegno, meno male che il rimpallo di Bennacer e di quelli buoni, ancora lascia giocare Orsato, sembrava mani di Pobega, invece la palla è di Sandro, Sandro ha pensato al lancio lungo, poi si è fermato e dà una bella palla a Isma, grande palla di Isma e Cuadrado va a deviare in angolo, si è preoccupato Cuadrado, ha preso un pestone Bennacer, calcio d'angolo per noi, ha dato una grande palla a Tonali, a Bennacer. Cuadrado, giocatore d'esperienza, ha capito il pericolo, è andato veloce in scivolata e ha deviato in angolo dalla bandierina. Sandro Tonali si prepara, Sandro a mettere in mezzo, ecco il nostro 8 che guarda il pallone, calcio d'angolo Tonali, palla bassa, colpo di testa, palo, palo, la sfiorata Kalulu, deviata Leao, palo, vicinissimi al gol, qui ho pensato che entrasse, colpo di tacco di Leao, è stato Kalulu a disorientare la difesa bianconera con il suo movimento, la palla è arrivata a Leao, grande occasione Milan, la più importante, anche se la Juventus ha fatto le sue azioni. Bremer attaccato da Giroud, avanza Bremer, attaccato da Tom Pob, Bremer, palla al piede, Tom Pob gli prende palla, ecco allora Teo Teo che può ripartire, vai Teo,
ecco la scorribanda del Teo, la scorribanda del Teo. Giroud dietro Tonali, di là Leao, ne abbiamo sfruttata, avevamo di là libero Pobega e adesso ripartono loro, santo il cielo sopra questo stadio. Palla lunga di Milik per Cuadrado, andiamo a chiudere ragazzi, è saltato Tomori da Cuadrado, attenzione, palla lì, ho paura, Kostić il tiro, grande Tonali, ancora Tom Pob che va a gamba alta, lascia giocare Orsato, non c'è fallo di Rabiot su Pobega, Locatelli lascia la Teo, è nostra, la palla esce, abbiamo perso una palla che in attacco potevamo sfruttare meglio e sono ripartiti loro hanno proprio questo gioco di ripartenza e questo è il grande palo di Rafa, la grande occasione nostra. Ci sperava il mister in questo gol, avete visto? Ecco allora Tatarusanu pronto al rinvio. Dal limite dell'area piccola Tatarusanu. Ci avviciniamo a metà primo tempo. Eccolo Tata. Il lancio verso Olivier Giroud, la palla rimbalza. Brahim Diaz, Kostić, capisce tutto Kalulu, si inserisce la grande Pierre. Però la tocca troppo lunga e la Juventus prova a uscire, no, palla in fallo laterale, quindi rimessa nostra, bravo Pierre, anche se poi si è allungato palla, canta la nostra curva, meraviglioso. E allora la palla è ancora di Pierino Kalulu, che serve Matteino Gabbia. E allora proviamo ad andare con Fik Tomori, eccolo Fik che allarga a sinistra per Rafa che prova a partire. Prova a partire Rafa, vediamo, deve ingaggiare il duello, Rafa, la mette in mezzo Rafa, colpo di testa di Bonucci, era una palla a uscire questa, Milik attaccato da Fik Tomori, attento Fik, finisce a terra Fik, non pensavo che l'arbitro Orsato fischiasse questo fallo, invece l'ha fischiato, calcio di punizione nostro. In effetti c'era una carica. E adesso andiamo con Teo e Leao, ancora Rafa dentro il cucchiaio, la spizzata Pobega, ma Olivier è stato colto un po' in contropiede. Pobega tiene più, è una tre quarti di sinistra quella di Tom Pob, forse perché a destra si inserisce più Tonali da dietro. E allora la palla è di Bremer con Bonucci che recupera, palla dietro Arabiot, Bremer, Milan che aspetta, prova a uscire Pobega, palla di qua a Szczęsny, pressa il Milan, Bonucci rilancia, Kostić, bravo Pierre, attenzione Brahim, attacca Alessandro, prende palla nella sua metà campo Vlahović, ma sbaglia, e allora c'è Teo, ecco la scorribanda del Teo, vai Teo! Giroud, no, la palla esce, 1-2 che non va a buon fine, avevamo Leao libero di là a sinistra, adesso c'è Szczęsny che parla con Bremer, quando la Juve gira palla e noi l'aspettiamo è una fase di gioco favorevole a noi, quando noi attacchiamo perdiamo palla e riparte la Juve è una fase di gioco favorevole a loro, ecco Szczęsny che prova a rilanciare, palla Bonucci che avanza, eccolo Bonucci, il suo passaggio è per Locatelli la dà di qua ad Alessandro, esce Brahim, Giroud guarda Bonucci, servito Szczęsny, eccolo Szczęsny che fa palla lunga, va al salto Gabbia, ancora Fik Tomori che la alza non benissimo ma la alza, Tonali sposta l'avversario, poi il colpo di testa di Rabiot, cerca la palla Isma, poi Rabiot ha tolto Brahim Diaz di esperienza e mestiere, sono ripartiti loro, Vlahović attaccato da Fik, ancora la palla di Kostić torna indietro da Rabiot studia la situazione, a Tonali davanti, servito Locatelli, ecco la pressione di Pobega e Tomori dentro per Brahim che la prende bene e va, è fallo, è giallo, era partito benissimo Brahimino, fallo e giallo per Cuadrado viene spesso dentro a centrocampo a chiudere, l'aveva fatto prima con Bennacer deviando in angolo, adesso qui ha preso il giallo sulla
Bella azione di Brahim Diaz, era partito bene Brahim Diaz, ha fatto una cosa bellissima Brahim sulla palla di Tomori, e Cuadrado scientemente ha speso il giallo. Calcio di punizione per noi, prima ammonizione dell'incontro con Tonali che parla con Isma. Eccolo il Milan che batte la punizione, c'è Isma che serve Rafa, esce Danilo, Rafa, servito Teo, ancora la palla per Fick fa un buon cambio gioco per Pier che ha delle zolle libere. Eccolo allora Brahimino, vedo Rafa là dietro, largo dietro, Isma Benna, insistiamo a destra con Brahim Diaz che vede Tonali, vieni dentro Rafa, vieni dentro, Tonali la mette in mezzo, colpo di testa Juventus, poi Bennacer, alla meglio Milik, Kostic se la allunga, grande Isma, grande lettura di Isma Benna che poi fa un magheggio su Kostic, assoluto dominatore di questa palla Isma, poi viene avanti Brahimino che tocca a destra per Pierre aspetta prima di crossare, servito ancora Brahim, Isma, attenzione che arriva Milik, Isma ha servito Brahim che tiene palla, ancora no, questo errore qua, no, Brahim Diaz voleva andare a prendere Leao ma ha servito inavvertitamente Cuadrado e poi Fick chiude strepitosamente su Vlahovic. Ottimo lavoro di Tomori però su Vlahovic, è un lavoro che nasce da un errore nostro, aveva fatto una grande spolmonata per correre dietro anche Teo Hernandez, e allora la palla è della Juventus, stare attenti a non fare errori nelle grandi partite contro le grandi squadre. Bremer, Bobega marca Locatelli, la palla arriva a Bonucci, eccolo allora Bonucci che la mette in mezzo, esce Gabbia, è passata la palla, Vlahovic dentro per Kostic, deve uscire Pierre, bravo Sandro, quando ha crossato Kostic venendo indietro i suoi compagni erano già in aria, Pierre Kalulu prova ad attaccare Pierre, la deviazione di Rabiot, bravo e fortunato qui Pierre, rimessa nostra, palla nostra, Sandro, eccolo Sandro, si abbassano i ritmi della partita, tocco per Matteo Gabbia che prova ad avanzare, eccolo Matteo, cerca Leao, esce Danilo, tende sempre più ad accentrarsi, adesso Cuadrado, palla dentro per Giroud, il colpo di testa di Olivier per Teo, Bobega scherma gli avversari, Bremer è in vantaggio su Leao, disimpegna bene Bremer ma non tocca al meglio Cuadrado e scherma bene Isma, palla nostra Fick, eccolo Fick che prova ad avanzare, palla larga verso Brahimino aspettato da Alessandro, c'è anche Kostic dentro, si mette spesso a 5 il centrocampo della Juventus, palla di Kalulu arcuata dietro per Rafa, eccolo Rafa che la fa rimbalzare, Rafa contro Danilo, c'è anche Cuadrado pronto a raddoppiare, Rafa la mette in mezzo, deviazione angolo, Raffaellino Leao al calcio d'angolo, eccolo Rafa che serve subito Teo dentro per Rafa in area, Rafa, la deviazione chiede il Mani Giroud, però l'arbitro santo dà la sensazione di aver visto, fategliela rivedere, Orsato dice di aver visto parte alta della spalla. Vediamo. Ehi, questo è braccio, eh? Ehi, ha usato il braccio per deviare. Eh no, però. Ha usato il braccio per deviare. Calcio d'angolo, Teo. Palla che esce dall'area. Ha usato il braccio per deviare, Bennacer. Calcio si gioca con i piedi, Teo Hernandez contro Cuadrado che mette fuori. Rimessa con le mani Teo, vediamo la rimessa con le mani di Teo.
palla che arriva a Pobega, Teo Hernandez, ancora angolo per noi, vediamo, ecco il calcio d'angolo, va Teo Hernandez dalla bandierina, calcio d'angolo di Teo Hernandez, ecco Teo che mette in mezzo, Giroud di testa, la palla non arriva a Matteo, Giroud di testa, si lotta, ancora la palla alta della nostra squadra. Non sono convinto della decisione dell'arbitro Orsato, non sono convinto, non sono minimamente convinto. Questo è un braccio usato per deviare, ragazzi. Questo è un braccio usato per deviare. Questo è un braccio usato per deviare. Vicino al corpo, vero, però l'ha usato per deviare. Ci sono pareri discordanti qui in tribuna stampa, la sensazione del rigore però c'è ed è forte. Allora la palla arriva ad Alessandro che tocca dietro per Rabiot. Rabiot appoggia su Locatelli. Pobega richiamato dall'arbitro per questa entrata. Vlahovic, arriva Tomori. È riuscito Vlahovic a servire Danilo. Palla messa in mezzo. Matteo! Capia! Palla fuori. Palla fuori. La rimessa con le mani è della Juventus. L'arbitro qui stava parlando con Tonali. C'è un po' di chiacchiericcio in campo su quel rigore, inevitabile. Quadrado, Giroud. Pensavo riuscisse a prenderla la palla Olivier, invece Quadrado è riuscito a darla indietro a Bonucci. Ancora Quadrado, palla di qua Rabiot. Rabiot torna da Quadrado. Bennacer studia la situazione, Quadrado, palla dietro, ancora Quadrado, Bremar, arriva Danilo nel traffico, palla dietro a Quadrado, l'allargo è per Locatelli, esce Teo, ancora, ha fatto una bella azione la Juventus, inserisce Locatelli, ho paura, ecco la palla messa in mezzo, spazzala via Pier, bravi sia Teo Hernandez che Kalulu. C'è questo nostro momento di assestamento dopo essersi sentiti ad un passo dal gol. La rimessa con le mani bianconera. Attenzione con Danilo. Loro quando riescono a trovare spazio lo usano. Rabiot tocca. Palla recuperata dal Milan con Leao. Leao viene in mezzo al campo a giocare. Rafa. È partito Rafa. No, troppo lunga per Olivier. Toccata da Bremer. Olivier indietro per Isma. Isma. C'è Teo Hernandez dietro. Rafa il tiro. Rafa. Palo. Ancora palo. Ha fatto un gran tiro Raffaellino Leao. Non c'è nemmeno angolo. C'era la deviazione, però l'hanno deviata col piede quando è partito il tiro di Leao. Mi era sembrata ci fosse una deviazione, in ogni caso non c'è angolo, riparte la Juventus. Due pali, è un rigore discusso, è un rigore non dato evidentemente, ma che fa discutere, è un episodio che fa discutere. E allora la palla è di Szczęsny. Szczęsny tocca per Bonucci. Bonucci è davanti a sé Giroud. Palla che arriva a Bremer. Bremer studia la situazione, poi allarga di là. Non è uscita, anche se c'è qualche protesta da parte nostra. Bremer dietro su Szczęsny. Szczęsny attaccato da Giroud. La palla di Szczęsny è fuori. Loro sono in difficoltà. Quando devono partire dal basso, loro sono in grave difficoltà. Ecco allora Rafa Leao che tiene palla. Rafa la tocca per Teo dentro, ancora per Isma Benna, palla che arriva a Fik Tomori. Tomori si allarga per Kalulu e Diaz, è la prima volta che vanno in binario, si alza molto Pierre, attenzione Brahim, non sprechiamo questa palla che abbiamo tanti uomini avanti, infatti Pierre torna subito indietro, bravo. Gabbia, palla di Gabbia che va da Tatarusanu. Tatarusanu vede Fick,
Palla al limite dell'area di rigore per Tata, lancio lungo verso Giroud, il colpo di testa di Bremer e poi la palla che supera la suola di Teo, va da Tata, Tata allarga di là per Fick, Fick pressato da Cuadrado, lascia giocare Orsato, volevano il mani quelli della Juventus e allora c'è la palla di Tata. Tata lancia lungo verso Rafa, bravo, colpo di testa spizzato giusto per Olivier. Olivier attaccato da Bremer, bravo Olivier, riversi la palla, bella palla, Rafa, 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 di qua, di qua, di qua, di qua, Rafa, di qua, il tiro murato da parte di Bonucci. Avevamo un po' di uomini liberi, recupera palla Tom Pob, poi Tonali, Isma, nostra, nostra, nostra ragazzi, Isma, il tiro, Isma, cercato l'incrocio Isma. Palla uscita a terra, Bonucci per il tiro che ha preso sul volto. Milan che ci prova e ci riprova. Intanto mister Pioli parla con Pier Calulu, questo è il tiro di Isma Benna. Bel tiro. A terra due giocatori della Juventus, Rabiot e Bonucci. Bonucci colpito al volto e Rabiot con un problema. Si scaldano intanto un po' di giocatori. Si fa sentire la nostra curva, inquadrato Leonardo Bonucci a terra. Leao, due pali colpiti. Uno su angolo, uno su un gran tiro. Si rialza Bonucci, ancora a terra Rabiot. Szczęsny va a parlare con Locatelli. Eccoli i nostri ragazzi in curva che a Stamford Bridge hanno cantato in maniera pazzesca e accorata fino all'ultimissimo secondo della sfida che abbiamo perso 3-0. Si rialza Rabiot. Ecco allora Szczęsny pronto a rimettere in gioco il pallone. Va Szczęsny. Lancio lungo del portiere della Juventus, palla che supera la linea di metà campo, balza bene Calulu. Poi Tom Pob la prolunga per Giroud, ma la prende Bremer. Cuadrado ha fatto una buona giocata. Locatelli. Gira palla la Juventus, vediamo se Tom Pobega esce su Bremer, palla Cuadrado, ancora palla dietro per Locatelli, Milan che prova a pressare e Juventus che torna indietro con Bonucci. Bonucci la rimette in mezzo e Milik si fa trovare, se l'allunga Milik, deve andare Isma, deve andare Isma, grandissimo Isma, grandissimo Isma, lascia giocare Orsato, andiamo in contropiede, Sandrissimo, andiamo di là, c'è Teo, c'è Teo, è venuto di qua Sandro, è venuto di qua, no, 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 Tonali recupera palla, grande Sandro, ancora Pier Calulu, dentro in mezzo per Brian Diaz, è una lotta, fallo brutto di Kostic su Calulu, e l'arbitro Orsa però non può lasciar correre tutto, ma ha preso un colpo tremendo Calulu. Non si può sempre lasciar correre tutto. Colpo durissimo preso da Calulu. Gli è franato addosso Kostic, fallo netto. Teo Hernandez va a parlare con l'arbitro. Si arrabbia anche Ibra. Stanno lottando i nostri ragazzi. Abbiamo avuto un contropiede. Sandro ha scelto la ha battezzato la destra. Non è riuscito ad alzare lo sguardo e guardare a sinistra. Avevamo due giocatori liberi. Si capiscono Pioli e Orsato, ma c'era questo fallo su Calulu. Kostic non ha preso niente, solo Calulu. La rimessa con le mani a favore della Juventus. La
palla 2 non è rimessa laterale, ma palla 2 lasciata a Danilo. Eccolo Szczęsny, riparte dal basso dal suo portiere la Juventus, Bonucci. Bonucci fa ancora quella palla lì che però va sempre fuori. Bonucci fa questa palla da sinistra a destra, ma è la terza volta che esce. La rimessa con le mani nostra, palla che arriva a Fick Tomori. Tomori la tiene e la allarga di qua a Kalulu. Kalulu, possesso di Kalulu per Gabbia, chiama il pressing, guardate Cuadrado come va a pressare. E allora Tata, lancio lungo di Tata per Oli. Oli prova a girarla per Rafa, ma la palla è recuperata da loro, non poteva arrivarci Rafa. La palla è di Bonucci adesso, ancora è tornata da lui. Milan dietro la linea della palla, Juventus che si abbassa con Locatelli. Locatelli va da Cuadrado, Cuadrado che sta correndo tantissimo. Gran duello Teo Hernandez Cuadrado, Danilo. Entrambi cercano anche di rendersi utili in altre zone del campo. Locatelli pressato da Pobega, la palla arriva a Bremer, ancora Danilo. Danilo per Bremer, torna il pallone da Locatelli. Locatelli pesca Bonucci. Bonucci fa palla lunga, è una bella palla questa per Milik, deve andare Bennacer su di lui. Milik la mette in mezzo, attenzione Kostic, Kostic allarga di là, meno male che perde un tempo di gioco Cuadrado. Esce Fick su Cuadrado, esce Fick, attenzione Rafa che lì è libero Danilo. Locatelli è tornata indietro la Juventus, 3 minuti più recupero al termine del primo tempo, palla loro con Bonucci. Si fa sentire San Siro, Rabiot, ecco Milik che dà la palla dietro a Bremer. Bremer vede Locatelli, servito ancora Cuadrado, Locatelli, fa un po' di torello la Juventus, attenzione Rabiot, stava partendo Danilo, Pobega costringe la Juventus a scappare indietro, c'è anche Bennacer in pressione su Rabiot, la palla della Juventus esce. Ottimo lavoro nostro, ottimo lavoro nostro sulle marcature e sulla pressione. La rimessa con le mani è di Fick che la lascia a Teo. Eccolo Teo, pronto a servire i compagni. Teo, andiamo Teo. Pobega, Teo ancora per Pob che è bravissimo a servire Giroud. Teo, siamo usciti benissimo su questa palla, siamo usciti benissimo. Ecco Teo Hernandez che mette in moto Kalulu. Peccato. Era palla nostra, finisce in un fallo laterale che non è pericoloso, ma attenzione Milan che mi sembra un po' stanco in questo finale di primo tempo. I nostri ragazzi stanno giocando all'impazzata contro avversari fortissimi. In altre partite forse hai un po' più di tempo per rifiatare. Kostic contro Kalulu, gioca. Gabbia non si è trovato bene con questa palla di Kalulu e si è visto proprio dal linguaggio del corpo ancora prima di prenderla. Bennacer non è uscito, la mette fuori Locatelli, rimessa nostra. Kostic protesta con l'arbitro Orsato che questa volta si fa sentire. Orsato, può essere con uno della Juventus, può essere con uno del Milan, può essere con uno di chi volete voi, è Orsato. Colpo di testa spizzato da Bonucci, scatta verso questa palla Brahim, Bremer la dà dietro a Szczęsny, Brahim va a pressare su Szczęsny, Szczęsny riesce a servire Cuadrado, arriva Teo, si gioca, Teo, palla fuori, angolo. Cuadrado già ammonito, protesta, Orsato lo manda via. Orsato, ragazzi, è il suo metro, per tutte e due. Calcio d'angolo di Teo. Partita equilibrata, occasioni loro, occasioni nostre, ma lasciatemi dire che lo meriteremmo già in questo primo tempo, speriamo che arrivi adesso Teo. Teo è basso, la palla, Giroud, gol, ha
segnato Fritto Mori, ha segnato Fritto Mori, lo volevo, lo meritiamo. Lo meritiamo, l'ho detto sull'angolo. 1-0 per noi Fick, 1-0 per noi Fick. Fick Tomori aveva già segnato la Juventus nel maggio 2021 allo Stadium. Vediamo, palla lunga, deviazione, poi posizione regolare di Fick. Protestano loro per un qualcosa, per un mani, qualcosa, non so, vediamo. Qui la posizione regolare, qui è tutto a posto. Però il VAR sta parlando con Orsato. Il VAR sta parlando con Orsato, Cuadrado gli sta addosso. Si gioca, andiamo a giocare. L'ho detto che lo meritavamo su quell'angolo, non ci azzecco mai. E allora la palla è di Bonucci, ancora Bremer, attenti ragazzi, attenti Teoteo. Fallo di Teo questa volta, va bene il metro di Orsato, ma fino a un certo punto si fanno sentire i nostri tifosi. La palla è di Cuadrado, arriva ad Alessandro, Alessandro lunga per Matteo Gabbia. Fatti sentire Matteino mio, fatti sentire sempre Matteo. Sì Matteo, così Matteo, esattamente così Matteo Gabbia. Adesso tocca a Tatarusanu riprendere il gioco. Va Tata, palla lunga, balzo di testa di Olivier che la rimette in mezzo. Ragazzi, stiamo attenti, abbiamo regalato questa palla alla Juventus. Si gioca, l'aveva persa Kostic prima di cadere. Calulu vuole la palla Tonali, Pierre l'allunga per Olivier Giroud che la spizza dentro per Tom Pobb l'allarga per Raffaellino è tua, palla dentro, oh, speravo che arrivasse Giroud ma l'ha presa Bremer, è stato bravo Bremer. E allora allontana Kostic, Calulu pressa Vlahovic, Isma Benna, si gioca, è finito il primo tempo 1-0 per noi Tomori, è finito il primo tempo 1-0 per noi Tomori, partita bella per merito di entrambe le squadre, partita veloce, partita maschia, partita intensa. Noi due pali, quel mezzo rigore lì e poi il gol di Fick che aveva già segnato Torino contro la Juventus. 1-0 per noi, fra poco ancora con voi. Rimettete a posto la spalla di Isma Benna, vi prego, fra poco ancora con voi. Ecco allora le due squadre in campo. Non vedo Cuadrado, quindi McKennie al posto di Cuadrado. Era un po' il ballottaggio della vigilia. Cuadrado che era ammonito, ma insomma è stato un giocatore importante per la Juventus nel primo tempo. Giocatore sensibile, giocatore vivo. Intanto mister Pioli parla con Krunic. McKennie che si mette a destra, a stare attenti ai suoi inserimenti box to box. Ecco allora il Milan e la Juventus al centro del campo. Con Milik che dà il via alla ripresa. Locatelli, Rabiot, esce Tonali. Stiamo addosso all'avversario ragazzi, vi prego. Pressa Tom Pobb, la porta via, la rimessa è loro, ma è questo l'atteggiamento, pressiamo ragazzi. Ecco la palla di Alessandro, pronto a rimettere in gioco su Milik, va a chiudere Isma, pressa la Juventus, cerca la palla Calulu,
Brahim Diaz, toccato duro, palla dietro, Kalulu, bravo per Isma, Isma in mezzo a tre, serve Brahim, esce bene il Milan, ma la palla di Olivier torna indietro, riparte la Juventus con Milik, ancora un rimpallo sfavorevole, ma Kalulu tiene duro, tiene botta e la palla viene liberata da Gabbia che non serve Teo ma torna da Pierre. Ancora Pierre pressato da Kostic, palla in mezzo, c'è campo per Isma, Isma fa subito il lancio lungo per Tom Pop, Tom Pop toccato di spalla da Bremer, esce Perin, ha subito pensato in verticale, Isma Benna ha subito pensato in avanti, ha provato a inserirsi Pubega, palla di Bonucci, Bonucci avanza piano con Bremer, ragazzi elettrici vi prego, cercate tutte le risorse che voi sapete, Leao, 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 e poi è bravissimo Fick, ma viene aggirato da Danilo, che peccato, sembrava palla presa ma Danilo sbaglia il cross, la palla è lunga e non la prende Kostic, Danilo ha sbagliato qui, intanto c'è stato un fallo su Teo Hernandez, mister Pioli dice qualcosa a Vlahovic, a terra Teo, l'arbitro Rossato si tiene lontano, Polpastrelli sul petto di Teo, Vlahovic si spiega con mister Pioli, Vlahovic aiuta Teo a rialzarsi, ecco Teo che cerca di tornare a respirare, vediamo quando Teo può rientrare, c'è l'arbitro Fabbri vicino a lui, ma non può più rientrare Teo? Cioè Teo non può più rientrare, ecco Teo che rientra, tardi, palla dentro, bravo Rafa, recupera Teo, Teo serve ancora Rafa, si gira Rafa, lo brecca McKenny e poi in rimessa laterale in scivolata va Locatelli, palla nostra, Teo con la fascia di capitano raccoglie il pallone. Eccolo Teo, Teo con Olivier che gli va incontro, palla che arriva ancora a Teo, Isma Benna, non siamo usciti bene qui, non siamo usciti bene qui, Allegri carica i suoi, Allegri sta forzando, sta dando il massimo di incitamento ai suoi giocatori, Bremer allarga di là per Bonucci, ancora la Juventus con Bremer, guardato a vista da Giroud, avanza Bremer, palla di qua per McKennie, lo pressa Teo, Teo, è nostra, è nostra, è nostra netta, è nostra netta, Teo l'ha fatta carambolare sulla punta del piede di McKennie e allora la rimessa con le mani, ragazzi rimettiamo la palla in gioco però, non stiamo qua tre anni, giochiamo a pallone, l'atteggiamento deve essere di giocare a pallone, deve tornare indietro a fare la rimessa Teo, perché adesso stanno attenti giustamente, se lo fanno gli altri va bene, se lo facciamo noi guai, ecco Teo, Teo serve Tom Pop che l'alza di piattone, poi Danilo, Danilo toccato duro dal suo stesso compagno di squadra Rabiot, attenzione vuole la palla Kalulu, feroce Piero, ancora Bremer, poi Kalulu insegue Rabiot, avanza Bonucci però deve uscire Sandro, deve uscire Sandro e Bonucci dà le carte di qua su Locatelli, vai Tom Pop a chiudere, vai Tom Pop a chiudere, che arriva Locatelli, Tom Pop, arriva Locatelli, palla in mezzo, Tata Rusanu, dai ragazzi ripartiamo, dai, ah, abbiamo voluto gestirla, giochiamo ragazzi, giochiamo, va bene pazienza, abbassare i ritmi, ma giochiamo, Tata Rusanu, palla lunga di Tata su Oli, il balzo di testa di qua a cercare Rafa ma è troppo corto, hanno preso subito loro, potevano ripartire veloci, invece gli abbiamo dato la palla, non va bene, Bremer, ancora Pobega che pressa, Bremer, Pobega pressa, McKennie, Teo va a pressare in mezzo al campo, a tutto spiano, a tutto campo, Olivier pressa Bonucci, saltato Olivier, Bonucci alza la testa, dà una bella palla in mezzo su Vlahovic, Matteo Gabbia,
Matteo Gabbia ha superato questa volta, Matteo palla dentro, bravo Teoteo, Matteo attento, grande Tonali, è uscito bene Sandrissimo, è uscito bene Sandrissimo, abbiamo campo ragazzi, Sandro avanza, vicino Brahim, servito, ecco Brahimino, frequenze di passo Brahim, frequenze di passo Brahim, frequenze di passo Brahim, area di rigore, e la lascia passare Tom Pop, la respinta della Juventus, e la va a recuperare Rafa aspettato da McKennie, vediamo Rafa come ingaggia il duello con McKennie. Vediamo, McKennie che ha un passo diverso da quello di Cuadrado, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa se ne va! No, non abbiamo tirato, la grande azione di Rafa. E adesso McKennie su Leao, per loro un po' un problema, ma attenzione a Rabiot. Attenzione, palla data in mezzo, Pobega in scivolata, bravissimo Tom Pop, splendido Tom Pop. E allora la palla è di Isma Benna, andiamo, Pobega, Pobega, si gira di qua, di qua, di qua, gliela presa McKennie. Era ormai partito il passaggio di Pobega, ma McKennie gliel'ha stoppato. Pobega stava servendo Leao, palla recuperata dalla Juventus, lascia giocare Orsato sul fallo di Tonali e poi recupera Olivier Giroud. E allora no, e allora no, fischia adesso il direttore di gara. Protestano i nostri. Protestano i nostri. Mimica Orsato, questo era regolare sempre. O forse è un vantaggio un po' ritardato. Vediamo la palla di Bonucci che sta per battere la punizione. Ancora Locatelli che prova a innescare i suoi compagni. Pobega deve inseguirlo. Locatelli, attenzione, il cross molto bello, esce Tata, le manone di Tata fanno clac. Era scattato bene Milik per andare a prendere la palla di Locatelli. L'uscita a guantoni alti e tesi di Tatarusano, che si prepara a rinviare. Eccolo Tata che va a cercare Leao. Il balzo di Giroud, la palla per Rafa. Gliela scherma Danilo, la prende Brahimino. Bella palla Brahim. Leao, Leao, Leao! Leao sfiora ancora l'incrocio. Si era smarcato Tonali a destra, altra occasione nostra. Abbiamo avuto l'occasione sul cross di Leao, anche se lì non è arrivato il tiro, qui invece il tiro di Leao. Attenzione alla Juventus ancora, con Szczęsny pronto a rilanciare. Palla lunga del portiere polacco della Juve, salta a Gabbia. La palla esce, rimessa con le mani loro. Rabiot. Bonucci rincorre. Fischi di San Siro per Bonucci. Szczęsny dà la palla a Bremer. Bremer se l'allunga, arriva Leao. Poi il tocco è per Danilo. Andiamo a chiudere perché non c'è Leao. Leao ha già provato lo scatto. Olivier si fa vedere contro Locatelli. Pressa il Milan. Ancora Fictomori su Vlahovic. L'allargo, arriva Brahim. Arriva Brahim. Arriva Brahim. Salta Brahim. Se ne va Brahim. Se ne va Brahim. 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 Tiro, gol, ha segnato Brahim, il raddoppio di Brahimino di Azzino, è stato meraviglioso, se ne è andato e ha segnato, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. L'ha deviata Szczęsny, non ci ho creduto fino all'ultimo, se ne è andato Brahim, splendido Brahim, esultano i nostri tifosi meravigliosi, Brahim Diaz. Se la merita con la maglia numero 10, Brahim Diaz, se n'è andato e ha segnato. Diaz! 2-0 ragazzi, Vlahovic ha dato palla in mezzo, Brahim è andato in fondo, Bonucci non voleva fare fallo da ultimo uomo, è passata di niente, è passata di niente, è passata di niente. Adesso l'arbitro Orsato aspetta Brahim per ammonirlo. Brahim, andiamo a giocare che c'è il giallo, ahimè, andiamo a giocare che c'è il giallo, ma ancora questi gialli qua, dopo il gol Orsato, non possiamo evitare una volta. È un ragazzo che ha subito tante critiche, fa gol, si toglie la maglia, giallo, va bene, va bene, va bene. Lottiamo ragazzi, lottiamo. Lottiamo ragazzi, adesso la Juventus inserisce Paredes e Miretti. Si scatenano i nostri tifosi. Paredes e Miretti in campo.
Paredes, Semiretti in campo per la Juventus. Vediamo. Escono Locatelli e Kostic. Locatelli e Kostic. Infoltisce il centrocampo Allegri. Vediamo. Vediamo la partita che riparte con Paredes che dà Rabiot. Non dobbiamo esultare troppo ragazzi, dobbiamo giocare. Miretti, attenzione Miretti ragazzi. Adesso vediamo, cambia un po'. Adesso loro allargano Rabiot. Adesso loro allargano Rabiot. Via la palla Matteo. Tom Pop attento, bravo, in scivolata Tom Pop. Tentacolare Tom Pobega, tentacolare. La palla esce. La rimessa con le mani è loro, Paredes, pressa Pobega, pressa Leao, la palla recuperata da Bremer che allarga a sinistra per Bonucci, Bonucci serve Paredes, attenti ragazzi, attenti che avanza la Juventus, lasciamo stare i canti vi prego, curva meravigliosa ma lasciamo stare i canti, passa la palla, allontana Kalulu, la sfiorata in scivolata Brahim, la palla di Bonucci, poi allontana Kalulu, Bremer di testa, Paredes, pressano i nostri, poi Paredes da palla indietro su Szczęsny. Stiamo sul pezzo ragazzi, stiamo addosso alla partita, ancora Rabiot cerca il tocco ravvicinato per Alessandro, la palla arriva in mezzo a Paredes, Paredes, Miretti è libero, perché Miretti è libero, deve andare a chiudere Isma, deve andare a chiudere Isma, poi il pallone per McKennie, McKennie, McKennie contro Theo Hernandez, la palla di tacco, arriva Theo, la recupera Theo, pressato da McKennie, la deviazione nostra, rimessa con le mani nostra, rimessa con le mani nostra, Theo, Ficto Mori carica i tifosi ma stiamo calmi, entra Rade Rade, entra Rade Rade al posto di Isma Benna che aveva preso un colpo alla spalla, no, no, esce Pobega, chiedo scusa, Benna rimane in campo, Ismael Benna sai rimane in campo, ha preso un colpo alla spalla nel primo tempo ma resta in campo, applaudito Tom Pop, senti questi applausi, tentacolare, il tentacolare Tom Pobega, in scivolata le ha prese tutte lui. Entra Rade Krunic al posto di Pobega, adesso Rade Rade va a parlarsi con Isma Benna. La rimessa con le mani è Milan, colpo di testa di Leao, va Giroud, allontana Rabiot, Fick, lasciala rimbalzare Fick. E poi Tatarusano la protegge l'uscita della palla, la lascia uscire, la lascia scorrere, 5 fra le due T del Milan. Tatarusano Tomori, rimessa dal limite dell'area piccola per i nostri ragazzi. Visto il gol ancora di Brahim Diaz, l'aveva presa Szczęsny, è passata di niente, io temevo che andasse sull'esterno della rete, ho urlato all'ultimo. E ancora il lancio lungo di Tatarusano per Giroud di testa, Alessandro, ma c'è fallo su Olivier, c'è fallo su Olivier, entratina contro Oli, calcio di punizione nostro. Eh sì, Bonucci qui ha fatto fallo, brutto, calcio in faccia, cioè. Va bene, io non faccio il delatore, ma un giallettino così. Adesso gioco pericoloso, Leao a Genova. Va bene, calcio di punizione. Tonali e Theo sulla palla, altre T. Si sposta Theo, va Sandro. Sandro la mette in mezzo, il colpo di testa è loro. Con Bremer, poi Giroud, Giroud. Bennacer in rimpallo, Bennacer. Si allarga Rafa che riceve. Rafa torna indietro pressato, Rafa da Milik, se ne va Rafa, se ne va Rafa, se ne va Rafa, dentro bella per Isma Benna che alza la testa, la mette in mezzo, bella palla, Giroud di testa, la sfiora Rade Rade, la sfiora Rade Rade, era lì sotto misura, era lì nell'area piccola, Milan vicino al terzo gol con Szczęsny pronto a ripartire, attenti alla Juventus ragazzi, Giroud pressa Szczęsny, la palla arriva di là Bonucci.
Giroud pressa Bonucci, la stava prendendo Olivier, ancora Bonucci. Olivier, tremendo il pressing di Olivier, grande Oli, questo è il mio applauso. Allora la palla di Bremer, Oli continua a pressare, Bremer la tiene, l'appoggia, attenzione a McKennie, deve andare a chiudere Teo, ma la palla di McKennie è governata e gestita da Teo Hernandez. Ancora Tatarusanu, pressa alto Milik, il lancio lungo di Tata, attenzione Paredes che ha visione periferica e serve McKennie, poi Miretti, attenzione Vlahovic libero, esce alla grande Kalulu ma non la tocca bene e la palla esce, la rimessa con le mani è loro. Va con la rimessa con le mani la Juventus con Bonucci. Bonucci tocca per Paredes, ha davanti a sé Krunic. Rabiot, si fa sentire San Siro. Ancora la palla dentro, bravo a schermare Fick, poi Teo Hernandez innesca Leao, è troppo lunga, peccato. Va bene Teo. Si gira Rafa, sedicesimo della ripresa, Milano San Siro, Milan 2 Juventus 0. Dai ragazzi. Palla per Bonucci che allarga di là a sinistra per Alessandro, poi ancora Miretti. È libero però Rabiot, ragazzi, è libero ed è libero anche Danilo. Si è messi male qui, abbiamo perso delle distanze. Adesso andiamo a chiudere, palla messa in mezzo, attenzione Danilo allarga di qua per Rabiot davanti Teo, duello tutto francese, palla dentro per McKennie, ancora Rabiot che nasconde la palla, bravo Fick Tomori che rallenta il loro flusso e allora si va alla rimessa di gioco con le mani Juventus con McKennie che serve Bremer davanti a sé, Rade Krunic, servito Rabiot, ancora Rabiot, palla dentro per Vlahovic, Kalulu poteva controllarla, invece l'ha disimpegnata subito Bremer, giocano a rimpiattino lui e Tomori, la palla è larga per McKennie, va Teo, la palla esce, rimessa nostra, grande Teo che è andato veloce però è riuscito a frenarsi al momento giusto per mandare a vuoto lo scatto di McKennie. La rimessa con le mani è di Teo Hernandez. Si scalda Dest, si scalda Branks, mister Pioli ha parlato con la panchina. Ecco Teo Hernandez, Berisma ben attaccato, non c'è fallo, gabbia, grande Matteo, esce bene Rade per Leao, la palla data indietro da Paredes, a terra Leao. Teo Hernandez accenna a partire, poi non parte, palla lunga di Sbabella giusto, colpo di testa di Olivier Giroud per Sandro Tonali, siamo liberi di là, prova ad andare di là, c'è Bremino di Azzino, servito da Sandro, eccolo Brahim, palla messa in mezzo, Rade Krunic, fuori, era forse troppo dritto per dritto il cross, intanto il Milan inserisce Rebic e De Ketelaer, esce Olivier Giroud ed esce Brahim Diaz di là, gli applausi sono per tutte e due, Rebic per Giroud, Charles per Brahim. Si è girato Giroud, canta la curva, entra Charles, la palla adesso è della Juventus, adesso andrà Rebic al centro dell'attacco. Adesso la nostra tre quarti è De Ketelaer a destra, Krunic centrale, Leao a sinistra e Rebic prima punta. Questo è il nostro attacco ante ante. Ecco Rabiot pressato da Tonali. Vediamo la palla data a McKennie che apre il piattone per Miretti, palla dentro, la artiglia Gabbia. Gabbia non dà da Tatarusanu questa volta, preferisce darla indietro a Fick Tomori. Siamo venuti fin qui per vedere segnare Brahim, splendida la curva, primo tocco di Charles per Matteo Gabbia, Charles a destra per la prima volta con Rade trequartista, ecco allora Isma Benna che di piattone apre su Matteo Gabbia, Matteo fa palla lunga a cercare ante, va a chiudere Bonucci contro Tonali e Rebic, eccolo ante ante, non è riuscito a servire Rade. E allora la palla è di Tomori che però innesca sfortunatamente Danilo, ma c'è il gran recupero difensivo di Rafael Leao difensore, San Siro si scioglie, Gabbia
Gabbia fa palla lunga di là per Charles che la spizza, non è riuscito a metterla in mezzo e allora la rincorre e la prende Rabiot. Rabiot tocca dietro su Szczęsny, la palla è di Bremer, ancora per Bonucci. Bremer la tiene, ancora il recupero di Bennacer che va a fare il dominatore del centrocampo, ma se l'allunga dannatamente. Aveva fatto una grandissima cosa Isma Ben e poi si è fatto rimontare da parete. Se esce Kalulu, attento Pierre, gigantesco Pierre nel dominare Alessandro. C'è fallo da parte di Rebic, c'è fallo anzi su Rebic, no, fallo su Kalulu, ce la posso fare, fallo di Alessandro su Kalulu, ce la posso fare, vi chiedo scusa. Allegri fa i complimenti a Brahim Diaz e adesso tocca al Milan a ripartire con Pierre Kalulu pronto a battere la punizione. Andiamo Pierre, c'è Charles che riceve, Charles prova a venire in mezzo a giocare, Charles palla dentro, è uscito Theo, salta Szczęsny, Theo porta vuota, sfiora l'incrocio Theo Hernandez, Milan stravicino al 3-0, grande palla di Charles per Theo Hernandez, mi sembrava regolare. Riparte la Juventus, ancora con Danilo la tocca di qua a Paredes, colpo tentato da Milik che cambia gioco, Pier dobbiamo andare di là, su attenzione a Miretti che viene preso da Matteo Gabbia. Pier aspetta, Miretti va incontro, Pier vuole la palla, Pier stasera è carichissimo e allora tiene palla la Juventus a centrocampo con Bonucci. Ci avviciniamo a metà ripresa, Milano San Siro, Milan 2 Juventus 0, dai ragazzi. Ecco allora la palla di Paredes che la gioca in mezzo su McKennie verso Milik, fallo di Matteo Gabbia, Milik la coperta bene, battuta la punizione, Rebic va a chiudere su Miretti ma Miretti sbaglia e offre il petto al ruggito di San Siro. Vediamo la rimessa in gioco con le mani da parte di Pierre Kalulu. Pierre giustamente, ha ragione l'arbitro Orsato, deve riprendere il gioco veloce. Ragazzi giochiamo, se no stiamo qui fino a domani mattina, ragazzi vi prego. Colpo di testa spizzato da Ante per Rade, la palla deviata da quelli della Juventus, speravo uscisse, invece è rimasta in campo, è rimbalzata male ma Bremer è riuscita a deviarla su Szczęsny, tocca ravvicinato per Danilo dentro, hanno rischiato ancora, Charles recupera una grande palla per Isma Ben e ancora il pallone di Theo allarga su Rafa, adesso guarda che cosa può succedere, palla data ancora ai nostri con Fikto Mori che torna da Tata allarga verso Pierre Kalulu dentro per Sandro Tonali che la fa scorrere e la mette fuori la Juventus con Leonardo Bonucci. La rimessa in gioco con le mani è nostra con Charles De Ketelaere, la palla arriva a Kalulu, Tonali, De Ketelaere ha cercato di servire Rebic e poi grandissimo ancora Bennacer, ne ha schermata un'altra, se ne va Charles, fermato e recuperato da Alessandro, però aveva avuto una buonissima idea Charles, è entrato bene Charles De Ketelaere, la palla adesso è di Szczęsny, pressato da Rebic, la palla è fuori, stiamo pressando anche i fili d'erba ragazzi, adesso tocca a Szczęsny riprendere il gioco con la palla data a Bonucci, servito Szczęsny fa palla lunga, deve andare al salto Matteo Gabbia che però non è fortunato perché la prende di striscio e riparte la Juventus, deve andare a chiudere Pierre Kalulu gigante, ma la palla è ancora della Juventus. Ecco allora Milik, attenzione Milik, palla dietro per Paredes, ancora la giocata su Danilo che va al cross, attenzione pericolo, la prende Tata, grande occasione Juventus con Milik che l'ha potuta colpire libero di testa, Vlahović incoraggia i suoi,
gran cross, gran colpo di testa, Tata l'ha abbrancata su cui la palla è uscita. Adesso c'è la rimessa con le mani loro, abbiamo cambiato semplicemente il pallone, torna Tata in possesso, non si capisce cosa deve succedere. Sì, l'ha recuperata Tata, ancora Tata Rusano pronto a rinviare, palla lunga di Tata verso la zona di Rebic e Charles. Salta Charles, prende lui per Rebic, Rebic contro Bonucci, Rebic contro Bonucci, ha provato a metterla in mezzo ante ante, deviazione di Bonucci. Rebic fa i complimenti a Charles per la palla e per lo scatto. 26esimo minuto della ripresa, Milano San Siro, Milan 2 Juventus 0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, eccolo Pierre che è pronto a rimettere palla in gioco. Pierre Kalulu pronto a servire i suoi compagni. Pierre Kalulu in mezzo all'area, la deviazione in angolo è di Bremer, dalla bandierina il Milan. Quadrati, giocatori della Juventus in panchina, Gatti, Locatelli, Perin. Andiamo a battere ragazzi il calcio d'angolo, c'è Tonali sulla palla, ragazzi il calcio d'angolo battiamolo, se no ha ragione l'arbitro Orsato a farci star qui fino a domani mattina. Calcio d'angolo di Sandro, pronto a mettere in mezzo, ne meriteremmo un altro Sandro. Ecco la palla messa in mezzo, il colpo di testa di Milik, poi la prende ancora la Juventus, Rebic, Rebic, Rebic tenuto giù, Rebic, un po' di gioco pericoloso della Juventus, va Bennacer, la palla esce, la rimessa con le mani e loro, attenzione che la Juventus vuole ripartire veloce. Ancora McKennie, McKennie, McKennie preso in mezzo Isma, meno male che la palla è uscita. È uscita la palla, l'ha segnalata l'assistente Carbone. È uscita la palla. Ma insomma, questo intervento de Bremer, che dite? Era un po' lontano dalla fronte di Rebic, va bene. Va bene. E allora c'è la rimessa con le mani di Teo Teo per Rafa, Rafa la rimette in mezzo al campo ma era stato toccato e allora va ancora Kalulu addosso a questa palla, la porta su Pierre, l'aspetta Charles, eccolo, eccolo, eccolo il Milan che fa un bel passaggio in 1-2 fra i suoi ragazzi, poi Gabbia, la palla a Tomori, ancora Fik Tomori, Fik Tomori la lancia di là verso Tonali, la palla resta lì. Attenzione Miretti, Miretti la mette in mezzo, Gabbia bravo a servire Bennacer che viene messo giù da Rabiot, avanza il Milan con Charles che fa la grande giocata, Charles, eccolo Charles che innesca Rafa, vai Rafa, Rafa contro Danilo, Rafa, c'è anche Teo, c'è anche Teo, c'è anche Teo, la mette in mezzo, angolo, le nostre frecce, angolo, freccia 1, freccia 2, freccia 2, freccia 1, allora c'è calcio d'angolo a favore del Milan. Strepitosa prestazione del Milan fino a questo momento, calcio d'angolo dei nostri ragazzi, stiamo addosso alla partita ragazzi, vi prego, abbiamo pochi uomini in area, però abbiamo pochi uomini in area, ecco Teo Teo, oggi abbiamo messo una grande pressione sui calci d'angolo, i nostri tifosi dicono sempre non facciamo mai niente sui calci d'angolo, oggi un palo e un gol, ecco Teo Teo, palla messa in mezzo, bella palla, colpo in testa di Charles, la va a prendere ancora ante ante, è ancora nostra, ante ante, di prima, Charles, è arrivato Bremer, gran palla messa in mezzo da Rebic, poi attenzione che può ripartire la Juventus, Rebic va a lottare, va a contendere, ecco ante ante contro Alessandro, ante ante la prende il Milan e se ne va, vai ante ante, la mette in mezzo, la deviazione, la palla esce, mi sembrava angolo e invece no, riparte la Juventus, voleva l'angolo mister Pioli, mi sembrava nettamente angolo ma ripartono loro, sta per mettere anche Ken Allegri, attenzione Rabiot, palla di qua, McKennie, Tonali aveva pensato di andarla a prendere, poi la palla è passata, Danilo, Danilo, Tonali accompagna McKennie, grande Sandro, grandissimo Sandro, su Tata Rusano che fa la palla lunga verso Charles, Charles non è saltato e la palla è tornata indietro, è rimbalzata verso Milik, poi noi, Teo, noi, pensa era netta di Tonali, poi è andato Teo ma è stato superato sul rimpallo, Danilo la mette in mezzo, esce Pierre Kalulu di piattone,
poi lo sterno di Rabiot, palla messa in mezzo, rischia la Juventus con i passaggi in orizzontale, ma la tengono loro. Bonucci, Bonucci, esce Rebic in pressione, ragazzi stiamo attenti, avanza la Juventus con Paredes, va a chiudere Rade Rade, palla dentro per McKennie, sbaglia la Juventus, riparte il Milan, Char, attento Char, ecco Char che se ne va, ecco Char, di qua per Ante che allarga il gioco, Rade, adesso la palla è arrivata a Leao, vediamo Leao, il tiro di Leao, angolo. Leao sta tirando molto oggi, calcio d'angolo per noi, tanti calci d'angolo Milan in questa ripresa. Sandro è sfinito, non va a battere l'angolo, ci pensa Rafa, gli va vicino Teo, eccolo Teo che riceve, ancora Milan in attacco, Teo, la mette in mezzo Teo, bassa, la prendiamo ancora noi con Sandrissimo, eccolo Sandro che allarga di qua su Teo, avvicino a sé Sandro, riceve Sandro, ancora Sandro che fa il cambio gioco di là per Charlie, il colpo di testa per Matteo Gabbia che resta avanti, il tiro murato, ma la palla è ancora nostra. Bennacer, Gabbia in posizione di terzino, palla di qua per Charlie che la fa scorrere ma non ci arriva, brutta palla, Rebic cerca di schermare Parede, spalla di là, deve andare Isma su Rabiot, duello franco-algerino, poi palla dietro su Alexandro la tiene, l'appoggia e la dà a Bremer, ancora dentro su McKennie attaccato da Krunic, Vlahovic la lunga, grande Rade Rade, viene via Kalulu, dominatore gigantesco Pierre, la dà a Rafa, viene al centro, c'è Ante, Rafa, tocco dentro, chiede il mani, ma le braccia erano... dovevamo tirare qui ragazzi, adesso Pier Kalulu è stanchissimo, attenzione non riparte il loro contropiede, palla nostra di qua e di là, squadre stanche, vengono entrambe dalla Champions anche se noi da Londra, loro da Torino, McKennie palla fuori, rimessa nostra, dai ragazzi, no forse qui l'ha presa anche di Anca Bremer. Vediamo, vuole dissetarsi Tonali, Paesanti gli dà la bottiglia. La bottiglia. Il mister voleva che la squadra giocasse meglio la palla, non stava protestando per il rigore. Ante attaccato duro, Leao la tocca per Teo. Tonali, bella palla per Rebic, fuori gioco. Bel lancio di Tonali, stava cercando di entrare dal fuorigioco Ante, poi è partito, evidentemente non era rientrato abbastanza, non c'era nessun fuorigioco, riparte la Juventus, ancora con Rabiot, la palla larga di là, attenti ragazzi vi prego, c'è Alexandro, Charles vai a soffrire, Charles, ancora Ken contro Kalulu, Ken la mette in mezzo, una palla troppo lunga, è una palla che esce, loro stanno per fare un altro cambio, quadrato Teo, pronto a rimettere palla in gioco, le mani il Milan, Juventus che toglie Rabiot e mette Süle al posto di Rabiot, fa un po' tutti i cambi che può fare Massimiliano Allegri. Ecco allora la palla di Teo Hernandez che è pronto a servire i suoi, palla che spunta di là per Ante Rebic che la tocca però purtroppo verso Süle, ancora Bonucci la rimette di là, lasciala andare, fuori, mi sembrava, l'ha tenuta dentro l'arbitro, poi la palla lunga verso Ken, attenti all'inserimento di Miretti ragazzi, attenti a Miretti, lo accompagna Tonali, Sandro lo va a prendere, attenzione, si gira Miretti, la mette in mezzo, paura, grande gigantesco Fictomori e poi evita l'angolo Sandro Tonali, rimessa con le mani loro, ancora al 35esimo minuto della ripresa, Milano San Siro, Milan 2 Juventus 0, dai ragazzi, attenti, grande Sandro su Ken,
poi difende palla Kalulu con Charles che si abbassa, Charles che riparte, prova a darla a Kalulu, vai Pier, vai, vai Pier, vai Pier, vai Pier, che c'era libero Leao, servito Rebic, Bonucci è stanco, Ante puntalo, Bonucci è stanco, Bonucci è stanco, Ante, Ante, Ante la mette in mezzo, ma non abbiamo, se Ante è fuori non abbiamo il centravanti, allora Teo per Teo servito da Leao, se ne va Teo, se ne va Teo, se ne va Teo, alza la Juventus, Krunic, bravo Raderade su Isma, ancora, ancora Rafa, vediamo se Rafa ne ha ancora, Rafa palleggia, stanco Rafa, Rafa ingaggia il duello con Suile e allora le nostre due frecce vengono gestite dai giocatori della Juventus, riparte la Juventus, dovevamo sfruttare questi attacchi, ancora possesso palla di Ken, Ken contro Kalulu, la palla dietro verso Paredes, servito ancora Danilo, servito Suile, ancora Krunic, lascia la regola del vantaggio l'arbitro Orsato, palla dentro, Rade Rade, allontana la Matteo, palla sghemba, alla fine la prende Rafa, Rafa ha tutto il campo davanti, Rafa la tiene, Rafa non perderla ti prego, è una palla fondamentale, Rafa lavora bene su Suile, se ne va, Rafa dentro per Charles, Charles contro Bonucci, Bonucci tira fuori quello che ha ancora e serve Szczęsny. Adesso si spostano molto i nostri, Leao è sfinito ragazzi, Leao è sfinito, mani sui fianchi Leao, non farti vedere Rafa con le mani sui fianchi, sei sfinito, ne hai ben donde, ma non farti vedere da loro, non farli accorgere, fai che non se ne accorgano. E allora la palla della Juventus, ancora di là con Alessandro, Alessandro avanza, Charles vai a chiudere, Charles soffri, lotta, sputa sangue Charles, e allora la palla della Juventus, perché qui è libero, perché qui è libero Danilo, perché qui è libero, ragazzi sono tutti liberi, sono tutti liberi, sono tutti liberi, la prende Sandro, sì che 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 la prende Sandro, porta a casa il fallo ma lascia giocare Orsato, Charles, Charles è venuto via, palla dentro per Ante Ante, Ante Ante anticipato da Alessandro, a terra due giocatori, Tonali e McKennie, la palla è ancora della Juventus, ragazzi il Milan è stanchissimo, la palla di anche Danilo ho visto stanco, Süle, palla dietro a Danilo, attenzione, attenzione Danilo che serve Süle, sta per entrare Franks, ecco la palla di Teo Teo, fischia Orsato, Süle si è lasciato un po' cadere, sta per entrare Aster Franks, inquadrato Pogba, esce Bennacer, esce Isma, Ben, applausi a Milano San Siro, esce Isma Ben, applauditissimo Isma da Milano San Siro, senti questi applausi Isma, Isma è un orgoglioso, un competitivo, gli fa piacere, entra anche Origi, Origi al posto di Rafa, Rafa è sfinito, Rafa è sfinito, adesso va Origi prima punta e Rebic a sinistra, andiamo a lottare ragazzi, il nostro attacco è tutto cambiato. Adesso abbiamo, siamo partiti con Brahim, Pobega, Leao, Giroud, abbiamo De Ketelaere, Krunic, Rebic, Origi. Andiamo a lottare, Di Bocca, andiamo a lottare! Andiamo a lottare di là, andiamo a lottare di là. Palla dentro della Juventus, Miretti, Miretti, Kalulu, la tocca con la punta del piede ma resta lì, resta lì. Kalulu, il tiro, fuori, fuori e angolo, enorme, enorme Kalulu, enorme Kalulu. Gigantesco Kalulu, attenzione al calcio d'angolo ragazzi, non esultiamo, c'è calcio d'angolo per loro, va sulla palla Suile, va sulla palla Suile, va sulla palla Suile, eccolo dalla bandierina, attenzione calcio d'angolo per loro, venuto dietro Di Bocca ad aiutare, la palla è molto alta e molto lunga, la devia Teo Hernandez, altro angolo di là per la Juventus, altro angolo di là per la Juventus, va Paredes, va a parete sta la bandierina, lotta durissima Milano San Siro fino alla fine, ecco la Juventus, il pallone di Paredes, allontana Rebic, la stava, aveva la colina in bocca Bonucci, pressa il Milan con Origi, Origi la mette fuori, rimessa con le mani loro, rimessa con le mani loro, attenzione, attenzione a Miretti che prova a inserirsi, lo segue Franks, lo segue Franks che è andato a far coppia con Tonali, adesso la palla è passata e Krunic la protegge, Rade Rade,
portala a casa Rade, portala a casa Rade. Krunic che chiude Milik. E allora adesso tocca al Milan riprendere il gioco con il rinvio dal limite dell'area piccola di Ciprian Tatarusano. Questa la grande deviazione di Kalulu, la grande deviazione di Kalulu. Lo abbraccia Tomori, è stato gigantesco Kalulu. Ecco la palla lunga di Tatarusano. Balza Origi, palla rimbalza sul polpaccio di Bonucci che la ricaccia in avanti. Va Gabbia, Gabbia vuole giocarla e la tocca bene per Charles. Charles attaccato, Charles fa dribbling, Charles no, no, avevi dietro Kalulu in sicurezza, Charles ti prego. Ha fatto un bel dribbling, poi ha perso palla, Teo, il rimpallo va di là, Gabbia, bravo Matteo. Charles ti prego, santissimo cielo, Charles se ne va, la mette giusta, era giusta per Origi, ma l'ha spizzata, l'ha toccata con la punta del piede Alessandro. E allora è la Juventus che avanza ancora con Bonucci attaccato da Origi. Palla di qua, ancora Paredes, mettite qua, state qua, te prego, te muovi. Allora la palla è di Milik, ancora Suile la tiene, la controlla, ancora sta qua, ancora Paredes che serve Miretti, eccolo Bonucci dentro per McKenny che la dà dietro, Alessandro, ancora Ken servito di qua. Allegri questa volta ha fatto come diceva Di Maria con Benfica, ha sostituito Vlahovic e non Milik. Ancora la palla di Paredes, attenzione ragazzi, andiamo a chiudere Franks, andiamo a chiudere su Bremer, la palla lunga di Bremer, questa è una palla che esce al 42esimo del secondo tempo a Milano San Siro, Milan 2 Juventus 0. Dai ragazzi, vediamo Tata che è pronto a riprendere il gioco con i nostri ragazzi che aspettano il pallone in mezzo al campo. Vediamo la palla lunga di Tata che sta per materializzarsi. Eccolo Tata, pronto a rilanciare la palla lunga di Tata. Balzo di testa, Origi prova a difenderla, Bremer arriva prima, poi è bravo Raderade, la butta di là McKenny, aveva pensato di andare Gabbia, poi Fick pensava di aver completato il disimpegno, invece no. E ancora la Juventus che prova a ripartire con Ken fermato, ancora la palla recuperata da Teo, a terra Rebic, fallo, fischia l'arbitro Orsato, pensavo desse vantaggio. Andiamo. La palla adesso è del Milan con Teo che è pronto a rilanciare. Teo, ecco la palla lunga deviata di testa da Bonucci per Divock che non riesce a servire Charles. Prova a ripartire Szczęsny. Vediamo Charles saltato da Danilo. La palla dentro, attenzione, Paredes è libero ragazzi, vi prego, perché sono così liberi? Aster, chiudiamo, ancora Danilo, è libero Paredes ragazzi, vi prego, è libero Paredes, è completamente libero, Charles non va a contrastare, Teo, Paredes fa un gesto a Orsato, ancora la Juventus, il tiro, la palla è alta, il tiro di Moise Kean, che non è entrato male, va detto, vede un angolo l'arbitro Orsato, calcio d'angolo a favore della Juventus, è stata la deviazione forse di Tata sul tiro di Ken. E allora va la Juventus dalla bandierina, palla messa in mezzo, via la palla ragazzi, no Bremer, non è riuscito a far gol Bremer, attenzione, Alessandro la rimette ancora in mezzo, paura, grande Tata,
ricaccia Mingola la paura, Tata, ha iniziato il recupero, Tata. Tatone tatissimo. E adesso tocca al Milan ripartire con la palla lunga del nostro portiere per Charles la devia verso Di Vok, ma Rebic ha anticipato. Vranks prova a chiudere, va Teo la caccia via questa palla, Teo. Grande Teo, ancora con Suile che viene attaccato da Rade, recupera Matteone Gabbia, Matteissimo, palla lunga di Tatarusanu per il Milan, ancora con Kalulu, ingiocabile Kalulu stasera ragazzi, Origi deve alzarsi, è orsato arbitra così, è anche con loro, grande Ficto Mori. Kalulu ingiocabile ragazzi stasera, rimessa con le mani Juventus, con la palla che arriva ad Alexandro, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi hanno una grande anima, i nostri ragazzi. E allora recupera palla Rade, scattato Righi, vai Di Vok, sono davanti al portiere, Di Vok, la parata di Szczęsny. Era libero Rebic, si è arrabbiato ante ante, ha ragione. Era il terzo gol, calcio d'angolo, andiamo a batterlo ragazzi, se no stiamo qui inutilmente fino a domani mattina. Andiamo a batter l'angolo ragazzi, ha ragione poi stiamo qui fino a domani mattina. Dai Sandro, ti prego, Sandro è stanco, non è comodo come me sulla poltrona, lo capisco, però poi sono secondi che ci si ritorcono contro ragazzi. Vediamo la palla del Milan, palla che resta lì, calcio di punizione a favore della Juventus, lo calcia Paredes, palla fuori, Paredes scalcia Tonali, vediamo cosa decide Orsato, va a monire. Non ci credo, se ammonisce Tonali non ci credo, adesso si arrabbia tutto il mondo. Gabbia, Matteo, non prendertela con Ken provoca, è bravo, ringrazio McKennie che ha portato via il mio amico Matteo Gabbia. Fick calma Moise Ken, ragazzi non andiamo a far casino, e adesso ne fa le spese Tonali, lo sapevo. Ormai è finita, ma forzato dalla colpa a Tonali. Tre ammonizioni, ha ammonito Paredes, Ken e Tonali. Tonali che aveva già fatto i brutti gesti all'arbitro Orsato, tollerante. Branks di testa, bravo Branks, Asterix. Ancora Teo che serve Asterix, ma la palla è uscita Aster, è uscita, ci sono due palloni in campo, succede di tutto, ci sono due palloni in campo ragazzi, però ma perché dobbiamo, non andiamo a far casino, non serve ragazzi, abbiamo vinto, non serve. Rimessa con le mani Danilo. Allegri dice qualcosa a Orsato, palla data a Paredes, palla che esce, siamo oltre i 4 minuti di recupero ma il gioco si è fermato e sono secondi che si ritorcono contro, secondi in più di fatica che potevamo evitare in vista del Chelsea ragazzi, questo dico, eccolo Teo, palla lunga, è finita ragazzi. Vuoi secondo giallo, dice Orsato Paredes, è finita. Milan dominatore, Milan totale, Milan perentorio, Milan prepotente. La Juventus è venuta qui per vincere, è stata respinta con forti perdite. Siamo più forti ragazzi, teniamoci da conto i nostri giocatori, il nostro mercato, la nostra rosa. Oggi abbiamo visto Charles sulla destra bene. Kalulu ha giocato una partita ingiocabile, è ingiocabile Kalulu. Grande Gabbia.
Questa io dico che è la miglior partita di Stefano Pioli nel girone d'andata da quando è allenatore del Milan. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.